Questi sono tempi oscuri. Oggi il nostro mondo fronteggia una grave minaccia. Sono state sparizioni e omicidi. Ma sappiate che il ministero è ancora forte. Noi proteggeremo tutti. Conoscete la nostra ospite, Miss Charity Burbage, amica dei babbani e delle loro abitudini. Basta, Nagini. Che novità. L'ordine ha scoperto che ci siamo infiltrati al ministero. Lo sposteranno questa notte. Sono stati commessi troppi errori con Harry Potter. Stanotte io ucciderò Harry Potter di persona. Avada Kedavra! Tutti pronti? Quando arriveremo alla tana, sarai al sicuro. E se venissimo attaccati lungo il tragitto, con tutti noi travestiti come te, i Mangiamorte non capiranno chi è quello vero. Tieni forte, Harry! Attento! Hagrid, attento!
e ricomincia! Ti sbatterò! Pietro! Stupefaction!
pensate di esserci sfuggiti, vero? Stupa Fecium! Moriranno tutti! Stupa Fecium! Stupa Fecium! Fecium! Stupa Fecium! No! Silenzio è morto! Il Signore Oscuro regnerà! Ron, presto, sta rinvenendo! Harry, ti senti bene? Cosa? Dove sono? Dov'è Hagrid? Che ne è di Voldemort? Tranquillo, Harry. Hagrid sta bene. L'Ordine ha lanciato incantesimi di protezione sulla tana. Siamo al sicuro. Per ora. Non dovrei essere qui, metto tutti in pericolo. Piano, non devi agitarti dopo quello che hai passato. E poi... c'è il matrimonio, non possiamo andarcene. Matrimonio? Bill e Fleur. Te l'avremmo detto, ma eri leggermente svenuto. Ti conviene prepararti? Non puoi aspettarti che vada al matrimonio così. Fai con calma, Harry. Prenditi il tempo che serve. Ha ragione, Ron. Come posso trovare gli Horcrux se non so nemmeno andare a un matrimonio? Silente è morto. Dobbiamo finire ciò che è iniziato. Dobbiamo distruggere Voldemort. Mi chiedevo, Voldemort, voi sapete chi, ha celato la sua anima in 6 Horcrux, giusto? E 2 sono stati distrutti, vero? Secondo voi sa che quella parte di lui è morta? Non mi importa! Troviamo gli altri Horcrux e distruggiamoli tutti! Possiamo parlarne più tardi? Non roviniamo il gran giorno di Bill e Fleur. Salve, salve. Che bello vedervi. Accidenti. Allora è una cosa di famiglia. Chi è quello? Il papà di Luna, Xenophilius. Dovremmo salutarlo. Ha sostenuto Harry per tutta l'estate, quando la Gazzetta dei Profeti ignorava i fatti. Inoltre, potrebbe essere l'ultima occasione per parlare con Luna. È davvero strano pensare che torneranno tutti a Hogwarts senza di noi. Che splendido tendone! Non vedo l'ora che cominci la festa. Lo so, chi l'avrebbe pensato? E i tuoi due figli, come stanno? Quello che sta succedendo? È davvero difficile fare progetti per il futuro. Ma allora credi a quello che si dice in giro? Buongiorno, signor Lovegood. Ah... immagino sappia, signor Potter, che noi del Cavillo abbiamo sostenuto Silente nella sua vita e nella sua morte, e che sosteniamo anche lei. Grazie. Luna è qui. Si è attardata in quel delizioso giardinetto con gli gnomi. Un'infestazione davvero straordinaria. O, per essere precisi, a salutare i Gernumbli Gardensi. Io farei complimenti al signor Weasley a tale riguardo.
A proposito, vi stava cercando. Grazie, sì, lo farò. Il signor Wesley sarà là. Da dove cominciamo a cercare gli Horcrux? Non sappiamo nemmeno come sono fatti. Beh, Silente ne ha trovati due. Ha distrutto l'anello e trovato il medaglione. Sì, però quello era finto, non è così? Però sembrava vero. Da qualche parte c'è il vero medaglione. Il vero Horcrux. La mia amica ha frequentato Boba Tom insieme a lei. Davvero? Sai essere sincero. Signor Wesley, voleva parlare con noi? Sì, sì, esatto. Vedete, sembra che Silente vi abbia lasciato qualcosa nel testamento. Oh, a tutti e tre? Sì. A te, Ron, ha lasciato il deluminatore. A Hermione, la sua copia delle fiabe di Beda il Bardo. E a te, Harry, il boccino che hai preso nella tua prima partita di Quidditch. Che ha lasciato anche la spada di Godric Grifondoro. Ma il ministro dice che non aveva il diritto di donare quell'arma. Non che importi molto, dato che non sa dove si trovi la spada. Ha detto cosa dobbiamo farci? Temo proprio di no. Ora, perché non portate tutto nelle vostre stanze e non scendete alla festa? Abbiamo un matrimonio da celebrare. Mia mamma mi leggeva le fiabe di Beda il Bardo. E come possono delle fiabe aiutarci a trovare gli Horcrux? Non so. Forse Silente voleva solo che ci rilassassimo. Pensate siano un indizio? Quelli sarebbero i fuochi d'artificio per il matrimonio. Il ministero è caduto. Il ministro della magia è morto. Stanno arrivando. Al riparo! Presto, per dietro! No! Stupefaccio! Morte ai traditori del sangue! Stupefaccio! Ripariamo! Stupefaccium! Stupefaccium! Papà deve essere nella tenda. Stupefaccio!
non credi che tu sai chi stia arrivando, vero? Protego! Harry, dobbiamo andare! Finiamoli! Finiamoli! Harry, dobbiamo andarcene da qui! Il ministero è caduto! Posso andare? Stupefaction! Harry, dobbiamo andarcene! Stupefaction! Stupefaction! Dove siamo? Siamo a Londra, Shaftesbury Avenue. Dobbiamo cambiarci. Avevo preparato qualcosa per le emergenze. Vedete qualcuno che potrebbe essere un mangiamorte? Come potrebbero sapere che siamo qui? Sono sempre riusciti a trovarci. E le notizie dei babbani sono piene di disastri. Ma noi conosciamo la causa. Mangiamorte. Ho preso il mantello dell'invisibilità. Ci può servire. Pensi che stiano tutti bene al matrimonio? C'era gran parte dell'ordine. Ci penseranno loro.